Grazie Presidente, voglio dare anche il mio benvenuto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i ragazzi di Sulmona che sono venuti qui a partecipare attivamente alla commemorazione. A distanza di 2000 anni dalla morte, anche Roma, come è stato per Sulmona, in ogni ambiente letterario, anche in ogni ambiente letterario del mondo, vuole ricordare la magnificenza del più grande cantautore della latinità. Siamo veramente orgogliosi di poter celebrare con voi oggi il bimillenario, che proprio con quella città che ha dato i natali al grande poeta, da Dante a Virgilio, a Boccaccio, a D'Annunzio. Ovidio ha veramente segnato la storia della letteratura italiana, ma non solo, perché la sua grandezza ha varcato i confini del nostro paese ed è stata riscontrata in tutto il mondo. Pensa a Shakespeare, Pope, Shelley, James Joyce, Kafka. In quest'anno, nei convegni che avete organizzato proprio a memoria del bimillenario, i più grandi esponenti di Oxford e Cambridge sono intervenuti proprio per rinnovarne la memoria, proprio per dare importanza a questa figura che è riconosciuta in tutto il mondo, riconosciuta e ancora oggi studiata e ammirata. Ed è straordinario veramente constatare come dopo 2000 anni l'influenza di questo poeta, di questo artista sui nostri artisti contemporanei. Mi viene in mente Bob Dylan, a cui veramente ha influenzato la scrittura di tutti i suoi album e ne trova piene citazioni. E non ci può stupire veramente sapere che è uno dei 10 autori più amato e più letto al mondo. Nel momento in cui parliamo di Ovidio, non parliamo solo di letteratura. È un momento che vogliamo considerare di importanza e di storia collettiva, della nostra storia, delle nostre radici. Come dicevamo, da Sulmona fino a Roma in cui visse e fino ad arrivare in Romania a Costanza. C'è un filo unico che ci lega, cioè il riconoscimento dei valori culturali che ha portato, insomma, la figura di Ovidio. La cultura è un pensiero che guarda al futuro e le istituzioni culturali hanno il dovere di custodire la memoria, di proiettarla al presente, ancora oggi, formando quelle che sono le nuove generazioni. Infatti, a maggior ragione mi fa piacere vedere presenti oggi così tanti studenti. Anche lo stesso Presidente della Repubblica, ci tengo a sottolineare, Mattarella, intervenendo proprio in memoria del bimillenario, anche rispettivamente a quelle che erano le polemiche che avete affrontato anche voi per quanto riguarda Aquila e i vari danni strutturali, insomma i problemi, le criticità che dovete riscontrare oggi, ha detto che la cultura non si ha capacità di affrontare i problemi, senza la cultura non si ha la capacità di affrontare i problemi di ogni giorno, perché da questo dipende il nostro futuro. Oggi siamo veramente qui per ricordare Ovidio Nerone, uno dei poeti italiani più prolifici. Ricordiamo solo tra le sue opere più importanti Amores, Ars Amatoria, La Metamorfosi. Un poeta che, ahimè, all'apice della sua carriera, nell'autunno dell'8 d.C., si vide notificare, per ragioni mai chiarite, da Augusto l'esilio a Tomis, l'attuale Costanza. E in pieno inverno il poeta si vide costretto a abbandonare, ma immaginate anche il trauma familiare, casa, famiglia e tutto quello in cui credeva, cioè il legame con la sua patria, legame forse più forte allora, ma che vorremmo far rivivere oggi come sentimento anche verso le nuove generazioni. Fu solo la poesia a salvarlo e a tenerlo in vita in questi anni. In questi anni poi scrisse Tristia e Epistule Expontio, proprio in cui cioè, emergeva la volontà di supplicare Augusto di ritornare sulle sue decisioni, ma anche i suoi amici, i suoi familiari si spesero per cercare di cambiare le decisioni prese da Augusto e solo da Augusto. Infatti oggi il sindaco di Sulmona è stato il promotore appunto di due processi che l'hanno visto assolvere
E ci ha chiesto, e noi abbiamo preso in carico, che proprio a Roma sia percepita la soluzione, visto che la relegatio, in base al diritto romano, doveva essere anche ratificata in Senato. E poi idealmente, e servono anche questi momenti culturali alla città, che comunque vive di sue tante sofferenze quotidiane, però è importante lasciare spazio anche all'ambito culturale. E idealmente oggi volevamo dare continuità al Senato, all'azione del Senato romano, riparando a questo torto e revocando simbolicamente il decreto dell'imperatore Augusto e restituendo così la giusta dignità, la giusta libertà, la dignità civica a quest'autore e soprattutto rinnovando il ricordo di un autore così importante che ha costruito quella che è la nostra storia. La nostra storia non solo a livello di Sulmona, di città, ma anche a livello nazionale, ma internazionale. Grazie Presidenza e grazie a tutti.